Anticipazioni uomini e donne. Registrazione Tronover 30 settembre 2016. Venerdì 30 settembre 2016 sono state registrate le nuove puntate del Tronover. Che cosa sarà successo? Gemma e Marco saranno pervenuti ad un chiarimento? Vi annunciamo che durante un incontro tra i due è scappato un bacio che ha provocato la reazione sbalorditiva di Giorgio e di Tina. Ma non è tutto, perché poco dopo la messa in onda del filmato riguardante l'incontro chiarificatore tra i due è subito nata una polemica riguardante il desiderio. Approfondite con noi. Il bacio tra Gemma e Marco. Maria lancia il solito filmato con lo sfogo di Gemma, la quale ha nuovamente ribadito di essere stufa dei continui attacchi di Tina, ma nel contempo di essere intenzionata a non demordere e a seguire i consigli di Marco. Quando entra in studio, ecco che Tina, con pungente ironia, non esita a muovere delle critiche al suo look, e ciò inevitabilmente provoca un forte battibecco tra le due signore, che raggiunge toni ancora più accesi quando la Galgani presenta il suo nuovo regalo per la Cipollari, un buffo peluche poco somigliante alla storica opinionista. Dopo questo siparietto si entra nel vivo della puntata. La De Filippi lancia un video in cui si vede una Gemma molto afflitta, amareggiata e soprattutto dispiaciuta per quanto accaduto la volta scorsa. Marco non ha salutato per prima Gemma in studio, non ha ballato con lei ed ha mostrato interesse a conoscere una new entry venuta appositamente per lui. Nel video Gemma ha pianto, esprimendo il suo forte disappunto riguardo al comportamento del cavaliere, o meglio alle incomprensioni che vi sono state tra loro. Per Tina, una donna non può piangere per un uomo che conosce a malapena e non esita a commentare con parole dure le emozioni esternate dalla dama torinese nel video. Dopo questa breve parentesi, la De Filippi fa partire l'esterna che Gemma ha realizzato con Marco qualche giorno fa. L'uomo l'ha rimproverata, sottolineando il fatto che in studio la donna si comporti in un modo e con lui in esterna invece in un altro. Marco non esita a definirla una persona indifendibile quando è a uomini e donne e aggiunge che dovrebbe fare un po' di ordine nella sua vita, evitando di parlare sempre e solo di Giorgio e di fare precisazioni e puntualizzazioni sul suo conto. La Galgani scoppia a piangere e lui, dopo averla presa per il braccio, la bacia. Quando Marco entra in studio, spiega di aver voglia di stare con Gemma, ma aggiunge che la donna dovrebbe evitare polemiche e pretesti per accendere sempre nuove discussioni. Marco e Gemma, dopo l'incontro chiarificatore, non si sono più visti. Gianni e Tina chiedono il perché a Gemma e la donna spiega di voler evitare di rifare gli stessi errori che ha commesso in passato. Sossio chiede a Marco se tra lui e la Galgani vi sia stato qualcosa di più intimo del semplice bacio e l'uomo afferma di no, per mancanza delle giuste condizioni. Dato che al momento non vi è una forte chimica, se mai arrivasse al dunque con Gemma, saprebbe in cuor suo di non essersi comportato egregiamente. Nasce una discussione che finisce per coinvolgere diverse dame e cavalieri, nonché la stessa storica opinionista che afferma con forza che la titubanza di Marco sia traducibile come mancanza di desiderio verso Gemma. Il diretto interessato, a tal punto, interviene e nega tutto ciò, sostenendo invece di avere i suoi tempi ed aggiunge che ama procedere con cautela. Le altre storie. Tra i nuovi arrivati vi è il 38enne Antonio, che viene da Urbino. Ama i viaggi, leggere, il teatro e non la vita mondana. In una donna ciò che lo attrae è la dolcezza. Tra Francesco T e Aurora non vi è stato alcun chiarimento. Anzi, Tina ha invitato la donna, dopo una telefonata di Ombretta, grande amica del cavaliere, a dire chiaramente che Francesco non le interessa. La conoscenza tra Dario ed Elena invece sta procedendo alla grande e durante una romantica uscita insieme i due si sono anche baciati.
diversamente da Fausto e Adriana, che dopo una breve frequentazione hanno deciso di chiudere, ma nonostante tutto di restare amici. Passiamo a Giorgio. Il cavaliere sta attualmente sentendo Federica, Raffaella e Sabrina. Con quest'ultima la conoscenza proseguirà. Con Federica è in progetto un'intera giornata da trascorrere a Firenze. Bene con Raffaella, con la quale poi il cavaliere ha scelto di ballare. Nasce così una nuova discussione tra Gemma e Marco. Per il cavaliere, se è vero che a Gemma non interessa più niente di Giorgio, dovrebbe evitare di criticare, puntualizzare, sottolineare ogni cosa che venga detta, oppure ogni azione o comportamento del bel fiorentino. Lui è in studio per lei, perché ha voglia e desiderio di conoscerla. Però così facendo, Gemma finirà per rovinare tutto, in quanto lui è una persona che detesta le polemiche. Francesco C. ha avuto modo di sentire Mimì al telefono, ma pare che non sia scoccata alcuna scintilla. Con Anna invece il cavaliere ha in programma un'uscita. Beppe e Benedetta invece, dopo che la donna ha espresso il suo disinteresse per lui, hanno chiuso la frequentazione, mentre Sossio poi ha chiesto di sapere perché la donna, qualche giorno fa, non si è presentata all'appuntamento che si erano preventivamente dati. Visti i pareri divergenti e le versioni contrastanti, i due hanno finito per litigare. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.